Lucrezia Prada, nata a Milano il 10 maggio 1948, è una stilista e imprenditrice italiana. Ha guidato e trasformato Prada in una delle più blasonate case di moda del mercato internazionale. Lucia viene dalla Milano Bene, ma fin da adolescente è affascinata dalla gente comune e ben distante dagli elitarismi. È stata una sessantottina e una femminista. Nel 1971, dopo essersi laureata in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Milano, è entrata a lavorare da Prada, azienda di famiglia fondata dal nonno Mario Prada, nel 1913. Il marchio è un triangolo rovesciato che si ispira alla fibbia di chiusura dei bauli prodotti da lui. All'inizio degli anni 80 disegnò una collezione di borse nere in file nylon, Pocono, materiale da lei brevettato, che diventarono presto richiestissime in tutto il mondo. Nel 1978 decide di portare alcune innovazioni inserendo l'abbigliamento nella produzione. Nel corso della sua carriera, Lucia Prada ha conseguito numerosi premi per l'originale visione, innovazione e contributo alla moda internazionale. L'obiettivo della sua creatività non è dettare moda, che poi finisce, ma creare qualcosa che resti. È una moda intellettuale capace di codificare il disordine estetico della contemporaneità. Federica Pellegrini. Federica, nata a Milano il 5 agosto del 1988, la prima donna nella storia del nuoto a scendere al di sotto di 4 minuti nel 400 stile libero, è unica ad aver vinto due mondiali consecutivi nei 200 e 400 stile libero. Viene considerata la più grande nuotatrice italiana e una delle più forti e longeve di sempre. In carriera ha perso parte a 4 rassegne olimpiche, la prima nel 2004, quando solo sedicenne conquistò la medaglia d'argento nei 200 metri stile libero, divenendo all'epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. 4 anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in quella stessa gara la medaglia d'oro, regalando all'Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto. Ai Mondiali di Melbourne nel 2007 batté il primo degli 11 record al mondo da lei stabiliti. Fu campionessa ai 200 metri e 400 metri stile libero, sia nel 2009 che nel 2011. Diventando la prima nuotatrice capace di vincere consecutivamente il titolo di entrambe le distanze, in quei diverse edizioni della manifestazione. Al 2019 rimane la primatista mondiale dei 200 metri in vasca lunga, insignita all'onorificenza del 2008 per meriti sportivi. La Pellegrini può vantare il primato di essere la più giovane commendatore della Repubblica Italiana. Alda Merini è stata una grande scrittrice italiana con una vita difficile. Ha trascorso parte della sua vita in manicomio. Di sé diceva: sono nata a Milano il 21 marzo 1931, a casa mia, in via Mangone, a Porta Genova, era una zona nuova ai tempi, di mezze persone, alcune un po' eleganti, altre no. Poi la mia casa è stata distrutta dalle bombe. Noi eravamo sotto, nel rifugio, durante un coprifuoco. Siamo tornati su e non c'era più niente, solo macerie. Ho aiutato mia madre a partorire mio fratello. Alda vive tra un padre colto, affettuoso, dolce ed attento. A 5 anni le regala un vocabolario e le spiega le parole tenendole sulla ginocchia. È una madre severa, pragmatica, distante ed altera, che tenta invano di proibirle di leggere i libri della biblioteca paterna, in quanto vede per lei un futuro esclusivamente di moglie e madre. Nonostante la vita piena di difficoltà, scrisse diversi libri e opere. Una delle sue poesie più famose recita: sorridi donna, sorridi sempre alla vita anche se lei non ti sorride, sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque, il tuo sorriso sarà la luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti, il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d'ali, un raggio di sole per tutti. Di sé diceva: mi hanno sempre considerata pazza, ecco ciò che mi piace di più. Sara Gama è nata a Trieste, da padre congolese e madre triestina. Raggiunta la maturità scientifica al liceo Oberdan di Trieste, nel 2017 si laurea in lingue e letterature straniere presso l'Università degli Studi di Udine. Parla italiano, inglese, francese e spagnolo. Nel 2018, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, è stata inserita da Mattel tra le 17 personalità femminili internazionali e unica italiana, che hanno saputo diventare fonte di ispirazione per le generazioni di ragazze del futuro. È omaggiata con una speciale Barbie riproducente le sue fattezze. Durante la sua carriera calcistica è stata vittima di insulti razzisti che sono cresciuti quando è divenuta capitana della nazionale italiana.
ha sollecitato pubblicamente la società ad agire con interventi punitivi per contrastare il fenomeno del razzismo, ha sostenuto il professionismo calcistico femminile, richiedendo tutele sociali e previdenziali per le calciatrici. Ha giocato inizialmente nel Polo San Marco fino al 2006, nel Brescia, nel Paris Saint-Germain, nel 2015 è tornata nel Brescia e nella Juventus dal 2017, dove gioca tuttora. Dall'ottobre 2018 è consigliere della FIGC in quota AIC. Samantha Cristoforetti, un'astronauta, aviatrice e ingegnere italiana. Prima donna italiana nei equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea. Nata a Milano nel 1977, è originaria di Malé, Trento, dove è cresciuta. Nel 1994 decide di approfondire il proprio percorso scolastico, trasferendosi negli Stati Uniti d'America, dove grazie al programma Intercultura frequenta per l'anno la St. Paul, Central High School di St. Paul, Minnesota. Compie gli studi superiori dapprima a Bolzano e poi a Trento, laureandosi anche in ingegneria meccanica nell'Università Tecnica di Monaco di Baviera, in Germania, nel 2002. Nel 2001 inizia la sua carriera come pilota nell'Accademia Aeronautica. Si distingue come allievo modello, arrivando fino al ruolo del capitano. Nell'ottobre 2004 consegue la laurea triennale in Scienze Aeronautiche presso l'ex Facoltà di Scienze Politiche. A maggio 2009 è selezionata come astronauta dall'Agenzia Spaziale Europea come prima donna italiana e terza europea in assoluto. La Cristoforetti ha frequentato l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli nell'11 giugno 2015. Dopo 199 giorni e qualche ora sulla Stazione Spaziale Internazionale, è avvenuto il rientro sulla Terra. A luglio 2015, Samantha è stata insignita dal Presidente della Repubblica nell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce, nell'Ordine di Merito della Repubblica Italiana. Nel settembre 2015 è stata nominata ambasciatrice UNICEF, durante un evento organizzato dall'Aeronautica Militare. Andrea e Tatiana Bucci. Tatiana e Andrea Bucci sono due sorelle italiane di origini ebraiche che hanno vissuto l'angosciante esperienza dei campi di sterminio e concentramento durante la loro infanzia. Le guardie hanno fatto irruzione a casa di Andrea e Tatiana, insieme alla madre, vennero caricate su un furgone, senza sapere dove sarebbero finite. Quando scesero dal furgone, videro un campo di concentramento lurido e pieno di cadaveri. Passarono la notte e il giorno in una stanza, tutti ammassati, poi portati in un'altra stanza dove venivano uccisi gli ebrei. Hanno assistito e subito maltrattamenti della SS tedesche dopo essere state prelevate insieme alla famiglia, scambiate per gemelle, hanno subito gli esperimenti del dottor Joseph Mengele. Oggi le sorelle Bucci sono fra le più importanti testimoni dello sterminio degli ebrei. Rilasciano numerose interviste in Italia e all'estero. Numerosi sono gli eventi nel giorno della memoria, ai quali le due sorelle hanno partecipato e partecipano tuttora, poiché ritengono giusto che le persone di oggi, in particolare i giovani, che leggono la storia della Shoah solo sui libri, siano informati su ciò che è successo in quegli anni, dalla viva voce dei sopravvissuti, affinché non venga mai cancellato il ricordo di milioni di persone morte nei campi di concentramento e sterminio a causa della follia umana. Queste donne famose si sono realizzate in vari settori e hanno potuto scegliere come vivere. Per molte altre non è stato così. Carla Quattribossi, Concetta Di Pasquale, Jennifer Francesca Kranznicki, Fausta Forcina, Maria Stefania Kazuba, Ambra Pregnolato, Francesca Fantoni, Rosalia Garofalo, Fatima Deschamps.
Noi del CCR abbiamo pensato, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, di sottolineare quanto il ruolo delle donne nella nostra società sia importante ed indispensabile. Le storie di vita che abbiamo scelto rappresentano solo una piccola parte del grande contributo che le donne possono dare alla nostra società. Sara Gama, Federica Pellegrini, Alda Merini hanno avuto la possibilità o hanno lottato per percorrere la strada che desideravano, ma molte altre, già più di 60 donne nel 2020, non hanno più potuto realizzarsi perché hanno incontrato sulla loro strada uomini che non accettavano la loro affermazione. Ad ogni donna uccisa corrisponde una dolorosa perdita affettiva per i familiari e capitale umano di grande valore su cui la nostra società non può più contare. Dobbiamo insieme lottare su questa piaga sociale che in Italia ha ancora numeri drammatici e trasmettere ai ragazzi il rispetto per la donna.